Un saluto a tutti da Elisabetta del Medico. Torniamo a parlare anche per questa puntata del Festival del Garda, un appuntamento imperdibile, giunto quest'anno alla sua 18ª edizione. Prenderà il via il 27 di luglio proprio nella bellissima piazza di Montichiari in provincia di Brescia, per poi proseguire verso Garda, Lazise, Torri del Benaco, Garniano, per concludersi poi a Bardolino il 31 di agosto. Vivendo questo sogno, danzando intorno al mondo. La trade union di queste straordinarie serate saranno i concorsi di bellezza e i concorsi musicali. Questa sera conosceremo tre degli artisti che ne faranno parte. I due migliori artisti di questa edizione, insieme alle tre miss più belle, approderanno alla finale nazionale dei grandi festivals italiani in programma a Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, dal 29 al 31 di dicembre. E non solo, anche il più votato tramite gli SMS rappresenterà il Lago di Garda nell'evento di fine anno. È arrivato il momento di Alessandra Fontanini, commessa di Suzzara, provincia di Mantova, 34 anni. Per lei la musica è un'energia che fa liberare emozioni nascoste. Canta L'ombra nel silenzio di Riccardo Rizzardelli. Qualità, difetto principale è che sono molto distratta e ho la testa sempre tra le nuvole. E per farvi capire un po', vi racconto l'ultima cosa che mi è successa una settimana fa. Sono andata in un negozio di, diciamo, di telefonia, perché mi serviva una custodia per il telefono. Il problema è che ho cominciato a provare tante custodie e non ce n'era neanche una che mi piaceva, al che ho appoggiato il telefono di fianco a me e ho cominciato a cercare custodie, vicino c'era mia mamma che mi consigliava. Vabbè, a un certo punto non ho trovato nulla, decido di andare a casa. Qui mi giro, il telefono non c'è più, dov'è finito questo telefono? Dopo 20 minuti buoni, che cercavo questo telefono dappertutto, mi sono anche telefonata, ma era spento. E insomma, alla fine avevo messo il telefono in vendita in mezzo alle custodie, ero proprio in bella vista, pronto, diciamo, per essere acquistato da qualcun altro. E diciamo che la mia vita è tutta un po' così. Lavoro in un supermercato e quindi sono spesso a contatto con della gente, cioè, il mio lavoro mi piace tantissimo perché comunque hai modo di parlare, di confrontarti, anche se a volte è un po' pesante, quando arrivi a casa la sera non hai voglia di sentire nessuno perché, cioè, sei stanchissimo. E il lavoro quindi ce l'ho, però mi rimane questa grande passione che è il canto. Quando posso, mi capita, faccio delle serate di piano bar, dei matrimoni. E il bello, diciamo, del cantare è che proprio mi sento me stessa senza freni, libera, cioè, di esprimere quelle emozioni che spesso e volentieri con le parole non si riescono ad esprimere, oppure si riescono ad esprimere ma non le fai sembrare così speciali come magari dovrebbero essere, o non riesci a dargli la giusta importanza. L'altra mia grande passione sono i gatti. Abito in un appartamento di 60 metri quadri neanche, siamo io e i miei tre gatti. C'è una bella confusione, se potessi ne prenderei altri 50, purtroppo non posso. Ed ora è il momento di Giulia Perbellini, 23 anni, lei è di Somma Campagna, provincia di Verona. Cantare è la sua più grande passione e non la tradirà mai. Ho iniziato all'età di 17 anni a cantare. Ho partecipato a vari concorsi canori, vincendone alcuni e classificandomi sempre in finale. In questo momento sto lavorando con un produttore mantovano e abbiamo inciso un disco insieme. La mia passione è il canto, amo cantare e ogni volta che canto cerco di trasmettere un'emozione
fortissimo a me e anche a voi. Forte fino a quando vedo il mare. La mia passione per il canto nasce da Whitney Houston e Celine Dion, che sono i miei idoli principali, e mi dispiace tanto che lei ci abbia abbandonato. Io non posso farti più con tua storia. L'anno scorso ho cantato in una discoteca e penso che sia stata una delle peggiori esperienze della mia vita, perché c'erano i mondiali dell'Italia e infatti quella serata non si è presentato nessuno. Ho cantato per la mia mamma e per il mio papà e per i camerieri che c'erano quella sera. Così doppiamente fragili. Al Festival del Garda porto Doppiamente fragile di Anna Tatangelo. Ho scelto questa canzone perché rispecchia molto le esperienze che sto vivendo adesso alla mia età. Ho soltanto la mia età e fino a ieri mi teneva. Vi presentiamo ora Gene X, al secolo Federico Fabris, 23 anni, e Nicolò Leoni, 21 anni. Mantovani di Borgoforte cantano il loro brano Ancora sorriderai. Mantovano, io sono Federico in arte bestia e che dire, Gene X nasce per creare un nuovo stile di pop, diciamo trattare argomenti non banali che magari non sono già stati trattati e riuscire a sorvolare sull'argomento dello stereotipo classico del rap. Qualcosa è diventato nessuno e ora cerco il momento più opportuno. Io sono Nicolò in arte Big Abby. Mi sono avvicinato alla musica circa 7 anni fa, per lo più ascoltando Caparezza quando ero ancora alle superiori, e da lì mi sono interessato all'hip hop, iniziando a scrivere i primi testi e a dilettarmi a fare freestyle, che non sarebbe altro che improvvisazione. Allora, noi siamo insieme da circa un anno, però sulla musica mi sono avvicinato alla musica circa 9 anni fa con un altro gruppo hip hop. Gene X, il nome nasce da un concetto che non è nuovo, è il concetto del talento. Noi crediamo che in ognuno di noi ci sia un talento, che può essere la musica come può essere qualsiasi altra cosa a livello lavorativo, un architetto magari che è più bravo rispetto ad un altro. Non voglio niente, voglio solamente uscirne definitivamente. Le cose che ti facevano bene fanno male, ho chiesto aiuto. Inoltre ho partecipato alle sfide di freestyle, sempre duelle di improvvisazione, dove ho collezionato 2 vittorie, e tutto questo continuo a farlo perché mi aiuta molto nella stesura di testi e perché caratterizza il mio modo di cantare rispetto al timbro rap melodico di Bestia. Voglio parlare dritto al tuo cuore. Allora, io mi sono avvicinato alla musica ascoltando il classico rap anni 90, diciamo, e se devo trovare un gruppo a cui magari posso assomigliare come stile, ai Gemelli Diversi. Un altro rapper invece che rispetto molto a livello sia musicale che a livello umano invece è Dante dei Two Fingers. La canzone che portiamo quest'anno al Festival del Garda si chiama Ancora sorriderai e ci siamo ispirati a una storia a noi vicina di un amico che ha avuto problema di dipendenze e abbiamo voluto sottolineare il fatto che anche un problema di quel calibro, grazie all'aiuto di una persona vicina, può essere superato. Odiarti e ora apri il cuore a chi è pronto per amarti. Qui nella mia comunità c'è un dolore e musica sarà a ritmo con le stelle, una stella adesso apparirà. E anche per questa puntata è tutto. Noi vi ricordiamo che per votare il vostro artista preferito potete farlo al numero 488-3888, ovviamente inviando il codice abbinato. Per tutte le informazioni noi vi aspettiamo sul sito ilfestivaldelgarda.it. Un saluto a tutti e buon festival!